la voce di Taranto, associazione culturale il cui startup è stato presentato quest'oggi al Nautilus. L'associazione, presieduta dall'avvocato Egidio Albanese, è un laboratorio di idee nel quale i cittadini possano sentirsi coinvolti e partecipare attivamente alla vita culturale, sociale e politica della propria città. Vogliamo creare a Taranto un'esperienza civica che porti avanti le istanze dei cittadini, ha dichiarato il presidente, e funga da collante tra le diverse anime del territorio per costruire insieme un nuovo modello di città. Noi vogliamo dare innanzitutto un contributo alla politica, cioè noi vogliamo, questo è l'essenza e lo scopo della nostra associazione, vogliamo realizzare un programma e sottoporlo a chi si sta proponendo, a chi si proporrà per l'amministrazione della città. Questa è l'idea, non è un'idea di scendere in politica, è un'idea di prospettare un programma, di elaborare un programma e inizieremo nei prossimi giorni con i cittadini. In mezzo alla città, camminando per la città e cercando di realizzare qualcosa che possa essere utile per chi dovrà amministrare questa città. Ci sono stati certamente contatti di esponenti politici che sono interessati a questa idea che potrebbe essere un'idea nuova nel nostro panorama, che è quella cioè di condividere, perché quello che manca alla politica molte volte è proprio la condivisione di una gestione della cosa pubblica. E quindi questa è la novità e questo è quello che vorremmo fare noi come associazione. Io ho realizzato e sto realizzando un mio percorso da civico, da persona che ritiene insieme ad altre persone. Stamattina iniziamo la campagna di tesseramento. La finalità non è quella politica, la finalità è quella, dicevo prima, di dar voce ai cittadini. Ecco perché la voce di Taranto, il nome ha un senso, di dar voce ai cittadini, ai cittadini che sono stati silenti e che hanno visto tante cose in questi anni, insomma, tante cose non sempre belle, non sempre finalizzate al bene comune.